C'è un'altra cosa che mi rode dentro. Una cosa molto brutta e molto bassa. Racconta, sfogati! E che da chi vorrei ricevere una lettera, in questo momento, vorrei avere accanto, non è la mia compagna, ma l'altra. Marta. Così si chiama. Se è questo che provi... Ah, dimenticavo. Se ti senti lo stomaco troppo vuoto, ci sono queste gallettine, sono molto digeribili. Io parlo molto. Parlo molto. Ma in fondo è l'altro tipo di donna che continua a piacere. Sono come tutti quei reazionari figli di puttana che hanno ammazzato il mio compagno. Sono come loro. Preciso. Identico. Non è vero. E addirittura... Addirittura alle volte penso che Marta non mi piace in sé, ma perché ha classe. Come dicono tutti i classisti figli di puttana di questo mondo! Luis Alberto Molina, visita in parlatorio. Non dire scemenze, è roba tua. Zitto, moribondo!
E il pollo è per te, così ti ristabilisci in fretta. Non lo permetterei mai. Preferisco non mangiare pollo, ma salvarmi dalle puzze. Ma guarda, parlo sul serio. Devi smettere di mangiare lo schifo che ci rifilano qui. Provaci almeno 2 giorni. Tu credi? E poi c'è anche il dolce. Ma per questo bisognerà aspettare quando starai meglio. D'accordo. E adesso subito una camomilla. E non ne posso più dai nervi che ho. E tu ti mangi una coscia di pollo. Anzi, meglio di no. Meglio una camomilla con me e qualche gallettina fresca, ancora più digeribili delle altre. Per favore, me ne daresti una subito? Va bene. Una, e anche con la marmellata. Di arancia. Per fortuna mi hanno portato tutta roba facile da digerire, sicché puoi assaggiare tutto, meno il dolce. Per ora. Ho un amore che mi sento morire. Me ne daresti un'altra? Va bene. Mi sentivo davvero già male, grazie. Di nulla. E adesso, per completare il programma, manca qualcosa. Poi il degenerato sarei io, qui dentro. Non essere stupido, ci manca un film. Beh, adesso c'è una scena in cui Irena ha una pettinatura completamente diversa. Senti, non sto bene. Ne sei sicuro? Una fitta come l'altra volta. Ma non possono essere state le gallettine, sono un po' di suggestione. Mi sono sentito pieno tutto di un colpo. Io ti ho visto mangiare da ingordo, senza quasi masticare. E sto morendo dal prurito. Sono 4 giorni che non mi lavo. E che non ti passi neanche per la testa, con l'acqua gelata e la tua debolezza. Beh, insomma, lei è stupenda. Riflessa sul vetro di una finestra tutto bagnato di pioggia. Con quei capelli nerissimi, tutti tirati in su, una pettinatura alta, che lascia che ti spieghi. Tutti tirati in su, lo so! Per ornamento ha un fiore di strass fra i capelli. Lo so già! Cosa sono gli strass? Come sei nervoso! Mi credi se ti dico una cosa? Parla. Mi sento molto giù e confuso. Se non ti disturba, vorrei dettarti una lettera per lei. Mi viene il capogiro se fissa lo sguardo. Lasciami cercare la matita. Sei molto buono per me. La brutta la facciamo su un foglio di carta qualsiasi. Prendi la mia penna. Aspetta che faccio la punta alla matita. Prendi la mia penna, ti dico! Va bene, non spazientirti. Scusa. È che vedo tutto nero. Allora, detta. Cara Marta, perché sento da pazzi la tua mancanza. E l'unica cosa che provo è il tormento della mia solitudine. E nel naso ho solo la puzza schifosa di questa cella e di me stesso, che non posso lavare, perché sono malato, molto indebolito, e l'acqua fredda potrebbe causarmi una polmonite. Scusa se ti interrompo. Cosa c'è? Quando avrai finito di dettare, voglio dirti una cosa. Cosa? Se ti lavi sotto la doccia gelata, crepi. Allora? Parla una buona volta, cazzo! Potrei aiutarti a lavarti. Guarda, c'è già l'acqua che serviva per far bollire le patate. Un asciugamano lo insaponiamo e te lo passi tu davanti, io sulla schiena. E con l'altro asciugamano umido si toglie il sapone. E così il corpo non mi puderebbe più. Certo,
lo laviamo a pezzetti, sicché non prenderai freddo. È bello che ti chiedessi. Ma certo, figurati. E quando? Anche subito. L'acqua sta già bollendo. La mescoliamo con l'acqua fredda. E stanotte dormirei tranquillo. Togliti la camicia. Intanto mettiamo a scaldare altra acqua. Ma il cherosene è tuo e si consuma. Non importa. Dammi la lettera, Molina. Perché? Ti dico di darla. Ma cosa confini? È male lasciarsi prendere dalla disperazione. Però fa bene sfogarsi. Tu me lo dicevi. A me fa male. Io devo farmi forza. Ascolta. Un giorno avrai prova della mia riconoscenza. Ma ci vuole così tanta acqua. Sì. E non fare lo stupido, non c'è niente da ringraziare. Dimmi una cosa, Molina. Come finisce? Solo la fine. No. O tutto o niente. Buongiorno. Buongiorno, Vale. Che ora è? Le 10:10. Mia mamma, poveretta, la chiamo 10:10 perché cammina come una papera. Come tardi? Quando hanno aperto per il cappellate, ti sei girato e continuato a dormire. Cosa dicevi di tua madre? È ancora addormentato. Niente. Hai dormito bene? Mi sento abbastanza meglio. Stupendo. Perché non provi a camminare? No, altrimenti ti metti a ridere. Mi succede una cosa. Cosa? Una cosa che succede ad un uomo sano quando al mattino si sveglia da un eccesso di energia. Ce l'hai duro? Che ridere. Girati dall'altra parte, che mi sento imbarazzato. Mi copro gli occhi. Grazie alle tue provviste. Ho le gambe fiacche, ma niente capogiro. Adesso puoi guardare. L'ho detto ancora un momento. Scaldo l'acqua per il tè. No, scalda il caffè e latte, che basta. L'ho buttato via quando sono andato in bagno. Se vuoi rimetterti, mangia cose buone. Mi vergogno a consumarti il tè e tutto il resto. Ma stai zitto. No, dico sul serio. Sul serio per niente. Adesso mia mamma ha ripreso a portarmi da mangiare. Va bene, ma solo per oggi. Adesso sto meglio. E niente leggere. Riposo. Mentre si fa il tè che comincia un altro film. No, voglio vedere se ce la faccio a studiare, visto che sto bene. Non ti sforzerai troppo. Vedremo. Sei proprio fissato. Niente da fare. Mi ballano le righe. Te l'avevo detto. Hai capogiro. Solo se vedi. Sai cos'è? La debolezza del mattino. Se tu prendessi un po' di pane prosciutto, ti passerebbe. Tu credi? E dopo il pranzo, una piccola siesta. Così stasera potresti sicuramente studiare. Ho una pigrizia che non ti immagino. Mi rimetto a letto. No, il letto indebolisce. Bisogna stare in piedi. O almeno seduti. Vabbè. Ma è l'ultima volta che accetto tutto questo. Adesso sto bene. Ho già detto alla guardia
di non portarti più il caffè latte del mattino. Senti, per te decidi quello che ti pare, ma io voglio che al mattino mi portino il caffè latte, fosse pure piscio. Tu non te ne intendi di diete? Davvero? Bello mio, non mi garba che si intromettano nella mia vita. Oggi è mercoledì. Sarà importante quello che dirà l'avvocato lunedì. Io non ci credo nei ricorsi e compagnia bella, ma se ho una buona raccomandazione, allora sì che ho qualche speranza. Speriamo bene. Se io uscissi, chissà chi ti metterebbero come compagno. Ma non avevi già fatto colazione? Non volevo far rumore per non svegliarti. E adesso mi fai compagnia con una seconda tazza di tè? Niente affatto. Raccontami, cosa studierai dopo la siesta? Cosa fai? Sorpresa! Raccontami cosa leggerai. Niente. Come sei poco comunicativo. E adesso apriamo il pacchettino segreto che tenevo nascosto con una cosa molto buona da prendere con te. Un panettoncino? No, grazie. Ma dai, l'acqua per la seconda tazza è già pronta. Ah, ho capito. Vuoi andare in bagno? E allora chiedi porta subito e torna di corsa. Non dirmi quello che devo fare! Per favore! Ma insomma, lascia che ti coccoli un po'. Basta, cazzo! Cosa hai fatto? Cosa c'è di male? Io di quella posta! Il panettoncino. E il tè! E il piattino! Scusa. Ho perso il controllo. Molini. Scusami per la storia. Non c'è niente da scusare. Sì, invece. Quando sono stato malato, se non fosse stato per te, chissà dove sarei finito. Non hai niente da ringraziarmi. Dimenticatene. Non è successo niente. Sono una bestia. Adesso, adesso chiamo la guardia e ne approfitto per riempire la bronca. E siamo quasi senza acqua. Guarda. Per favore. Alza la testa. Luis Alberto Molina, visita in parlatorio.